Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questa nuova puntata di What The N. Arriviamo a 300 like, condividete il video, iscrivetevi al canale se nuovi, lasciate l'hashtag What The N qua sotto nei commenti per ricevere un cuoricino. E noi andiamo avanti con la nostra nuova puntata ragazzi. Oggi c'è l'evento dei pirati, sono definitivamente usciti i pirati. Ci hanno regalato 200 gemme perché adesso una volta al giorno stanno regalando monete, gemme e tant'altro. Oggi andiamo ad aprirci, visto che abbiamo 635 gemme, almeno il treasure chest che ci dà pirati garantiti. Vai, apriamoci il treasure chest immediatamente. E poi andiamo a vedere l'evento. Allora, double tip Berta e va bene. Yellow Bianchi, lo devo rimettere in italiano sto gioco, ok? Eccolo qua, Childish Bubba, poi andiamo a vedere che fa Bubba. Ok, Iron Maze Puzzi e vediamo un po' la Shadow Bella Donna. C'è anche qualcos'altro? La cura. E abbiamo George, che non ci avevamo, l'uomo cespuglio. Ok, mette in italiano e andiamo a vedere che cosa fanno. Abbiamo Bubba l'infantile, classe tank, fazione pirati, salute 125 più 20, attacco molto basso sinceramente, velocità veloce, velocità di movimento veloce. Allora, le abilità sono fendente, quindi attacca ad area, esecuzione che a volte sconfigge istantaneamente gli eroi sotto il 40% di vita, quindi ad area più esecuzione non è per niente male, e ammazza deboli più 30% danni contro eroi piccoli, quindi fa ad area, ammazza il goblin, ammazza la rossa e ammazza tutti gli altri piccoletti. Ok, non lo potenzierò per adesso perché non è a livello per poterlo utilizzare nel nostro mazzo. Allora, gli altri pirati non li andiamo a vedere finché non li troviamo, però volevo vedere il cespuglio, perché io il cespuglio non l'ho mai avuto, avendolo sbloccato. Adesso per la prima volta è da andare a vedere che cosa fa. Eccolo qua. Allora, è una classe speciale, George il Boscimano, combattente, 105 di salute più 50 ogni livello, che non è male, 225 di attacco più 108 che non è male uguale, quindi un ottimo attaccante, velocità di attacco e di movimento veloce, quindi ottimo a scendere. Che cosa fa? Evoca un servitore speciale dopo la morte, quindi dopo che muore lui ne evoca un altro, niente male. E a livello 6 prende aura guaritrice, tutti quelli che ci sono intorno aumentano la vita, niente male, è da testare. Allora, ma oggi siamo qui per fare altro. Intanto ci andiamo a prendere la roba free, perché ancora c'è la roba free, giustamente. Ok, il forziere giornaliero gratuito, che è sempre molto comodo. Ok, robina, che non ci interessa, a parte il fulmine che non è male. Monetine gratis, che sono sempre molto gradite. E 10 gemmine che non dispiacciono mai. Ok. Allora, il mazzo è sempre lo stesso, quindi io oggi andrò esecutivamente a fare la bellissima cosa nuova, l'evento nuovo, che è quello dei pirati. Non l'ho ancora provato. Allora, finisce tra 2 giorni e 4 ore. Cammina sull'asse. Possiede la soffa per sconfiggere l'antico pirata Jack Sparrow. Il Jack Sparrow è proprio una trollata, eh? Jack Sparrow in modalità What The N. Potresti accaparrarti il suo forziere del tesoro. A noi ci piace l'idea. Allora, cammina sull'asse. Sinceramente io riuscirò, penso, a farne poche, perché abbiamo 10 d'energia e non è tantissimo. Per 1000 abbiamo qui la cosa, la cassa del tesoro e la nuova carta che non so che cosa fa. Allora andiamo a provare intanto a fare le prime, che sono molto facili. E siamo contro Jack Sparrow, che c'ha pure la sua cassa del tesoro sotto. Giustamente il livello iniziale è molto easy, le carte sono di livello basso, quindi i primi livelli sicuramente cercherò di farli in off camera per riuscire magari ad andare avanti un po' più velocemente. Allora, vediamo un po', intanto vediamo qualche carta nuova, vai così di cattiveria, massacriamoli e famogli vedere chi comanda. Saluti a Jack Sparrow, ok, mi fai il solletico, che stai a D, ma se sei morto in pratica... Dimmi che poi fa, non mi puoi regge, mi dispiace Jackass Sparrow. Grazie, gentilissimo. Buttiamolo giù, bellissimo. La cassa se lo mangia. Bellissima animazione, mi è piaciuta. Allora, sinceramente, essendo bassi di livello, cercherò di farmeli tutti e poi di ritornare sul nostro video.
Ok ragazzi, questa è la carta che abbiamo preso come primo premio di quella corsa, che si chiama Rosalinda. Una carta comune, combattente, pirata, salute e attacco abbastanza bassi. Sicuramente è un'unità veloce, infatti è veloce, velocità di movimento molto veloce, che ha appunto come abilità freccia nel ginocchio. Ogni attacco 3 infligge il 100% di danni ex, quindi ogni 3 attacchi infligge il 100%. Non è molto eccezionale, perché sicuramente sarà uccisa molto prima di arrivare al bersaglio. Va bene, andiamo a continuare. Ok ragazzi, siamo arrivati alla cassa del tesoro. Vai, 1000 monete d'oro, 36 puzzi,
Signor Snob, il nonno Arkinson, il guarigione, la congelamento, lo Skelly il pulitore che non c'entra molto e Brock McLovin per uno. Pensavo un po' meglio, ma ancora abbiamo l'ultimo pezzo da fare. E l'ultima ce l'andiamo a fare in modalità lenta normale. Abbiamo fatto una bella speedrun per farcele tutte. Vai, andiamo a vedere di riuscire a prendere 10 di questa carta qua. Siamo pronti e cattivi, vai. Le ultime 5 partite le facciamo in modalità totalmente normale. Allora, abbiamo contro già la scimmia, già è un problema perché non può essere stoppata. E va bene, quindi dobbiamo andare immediatamente di iper danni e cercare di buttarla immediatamente giù. Anche perché è una 15. Porca miseria, non è per niente una buona situation. Allora, stunniamo tutto lì, così riusciamo a mandare un po' avanti la situazione e a fare danni a tutte le unità del nostro avversario. Ok, l'abbiamo sconfitti, l'abbiamo già buttati giù, quindi già siamo a buon punto. Manteniamo un pochino, così almeno facciamo potenziamento e vai così. Ok, dovremmo aver vinto in pratica. E anche gli ultimi 5 in pratica andiamo a fare velocemente a sto punto. Ok, Jack Sparrow è stato sconfitto. E andiamo alla terz'ultima battaglia, giusto? O la quart'ultima, non mi ricordo. Allora, vai. Andiamo di cattiveria, andiamo a rovinarlo male. Ok, c'ha quello che spinge e fa danni di contraccolpo. Quello è un problema per noi, un vero e grosso problema. Perché giustamente il nostro Og prende un sacco di danni da contraccolpo. Ok, stiamo cercando di avanzare per fare più danni possibili. Ha tirato le cure sulle sue unità, ma non è servita molto perché giustamente io li massacro malamente. Ok, non so se abbiamo sconfitto quello che spinge. Sì, per fortuna. No, sta laggiù ancora. Aia, c'è morto. Non è un bene. Ok, sconfitto prima. Benissimo. Questa è la terz'ultima battaglia e siamo pronti. E lui intanto ci mette un sacco di unità molto grosse e veloce. Allora, quella è la tizia che dopo il terzo colpo dovrebbe potenziarsi. Effettivamente non ci riesce. Mi dispiace, non ce la fai. E non è una buona carta, quindi neanche da utilizzare. È meglio il nostro mazzo, 20 volte. Ok, stunniamo tutto. E si prosegue. Aggressivi, anche le ultime 5 le facciamo veramente grintose. Ok, una bella palla di fuoco, la prima cosa che esce. Vediamo un po' se esce qualcosa. No, mi ha messo in fear. Ah, la sua leggendaria mette in fear. Ok, sappiamo questo. Allora, Jack Sparrow, mi dispiace, ma neanche così ce la fai a reggerci. Ciaone. Penultima battaglia. Ok, parte subito del leggendario, perché te pare. Ok, non dovrebbe neanche toccarci questa piccoletta. Infatti non ci tocca e muore subito. Ci dispiace, ormai siamo troppo potenti. Ok, vai così, stunniamo tutto. Perfetto, si prosegue. Mi ha tirato una palla di fuoco e l'ho sentita sul Ciccio Chef. Che parla nel Ciccio Chef, non mi ricordo mai come si chiama. Ok, si prosegue. Siamo arrivati già sotto di lui. Lo sconfiggeremo di nuovo subito e facilmente. Anche se mi ha mandato in fiare un'altra volta al maledetto. Ok, boom, palla di fuoco e ho colpito solo uno dei due. Ok, sconfitto di nuovo. È inutile che ci tiri i fulmini non ci fanno più niente per il nostro livello. Mi dispiace per te. Grazie. Siamo arrivati alla fine. Richiedi
10 di questa carta qua, Bubbles. Non so che cosa fa, andiamo a vedere che cos'è. Ok, ecco Bubbles, tank pirati, 825 di vita, che aumenta di tantissimo, 375 di attacco, che aumenta di altrettanto, velocità normale, velocità di movimento molto lenta, attesa 35 secondi, che è abbastanza. Allora, abilità. Fendente, quindi colpisce ad area. Punto debole, gli incantesimi dannosi possono far esplodere l'eroe. Quindi se gli tiriamo una palla di fuoco può esplodere e fare dei danni. L'eroe esplode attaccando, danneggiando le unità a portata di tiro. Molto interessante modalità kamikaze per un, diciamo, personaggio epico e molto tankoso. Simpatica. Va bene ragazzi, abbiamo finito l'evento, l'abbiamo fatto un po' speedato e le ultime 4 l'abbiamo fatta in maniera normale per vedere la difficoltà. Arriviamo a 300 like, condividete il video, iscrivetevi al canale se siete nuovi, lasciate l'hashtag WhatTheDan qua sotto nei commenti per ricevere un cuoricino e noi ci vediamo al prossimo episodio.